Ben ritrovati, pirati della ciuma degli scalmanati. Vi siete mai chiesti a cosa serve il valore dell'emissario e come funziona? Vediamolo insieme. Alzando la bandiera di un emissario, avremo la possibilità di farla salire fino al quinto livello. Ma a cosa servono questi livelli? Beh, semplice. Moltiplicheranno sia il valore di vendita dei tesori della relativa fazione, ma moltiplicheranno anche il valore dell'emissario ottenuto, come potete ben notare dal prospetto a video. Per prima cosa, ricordatevi di alzare la bandiera dell'emissario con cui intendete farmare. Per farlo, bisognerà aver raggiunto almeno il livello 15 in quella fazione e acquistare la relativa bandiera parlando con il PNG dell'emissario in questione per una cifra di 20.000 gold. Per usufruire dei bonus conferiti dal valore dell'emissario, dovrei vendere gli oggetti appartenenti a quella fazione, alzando così il valore emissario. La fazione del mietitore, invece, accetterà qualsiasi tesoro, ma il valore emissario sarà ridotto del 25%. Ogni 30 giorni potrai visualizzare una classifica nel menu delle fazioni, nella quale potrai scoprire come sbloccare vele, polena e scafo per la stagione 2. Continuando a vendere i tesori, innalzerai il tuo valore emissario, sbloccando così nuovi cosmetici, che, come tutte le cose presenti in Sea of Thieves, non ti garantiranno nessun potenziamento, ma ti permetteranno di sfoggiare nuove e particolari skin agli altri pirati. Quelle che state vedendo nel video sono le skin delle navi dei rispettivi emissari attualmente disponibili e sbloccabili, innalzando il proprio valore emissario come vi abbiamo appena spiegato. Ricordate però che il valore dell'emissario viene moltiplicato in base alla bandiera che possedete in quel momento. Pertanto, più alto sarà il livello della bandiera e più alto sarà il valore emissario che verrà moltiplicato insieme ad oro e reputazione. Ricordate inoltre che, se vi trovate in un'alleanza, la merce venduta dagli alleati non alzerà il vostro valore emissario, ma potrai comunque moltiplicare il valore di oro e reputazione se il vostro alleato venderà i suoi tesori all'emissario con la tua stessa bandiera. Dunque, ricapitolando, quando navighi come emissario, vieni classificato in base a come rappresenti la compagnia. Le compagnie vogliono che gli emissari rappresentino il più possibile i loro valori, quindi per migliorare il tuo rango come emissario dovrai salpare nei viaggi della compagnia per ottenere tesori, con mezzi onesti o disonesti, affrontare le minacce più pericolose di tutti i mari e difendere l'onore della compagnia. Più alto è il tuo rango, più oro e reputazione riceverai quando consegnerai i tuoi bottini al rappresentante della compagnia. Vale la pena tenere il malloppo fino a quando non raggiungi un rango migliore. Così potrai massimizzare i tuoi guadagni. Per alzare il rango di un emissario, quindi, dovrete fare le missioni relative alla compagnia in questione. Inoltre, le compagnie apprezzano molto se affronti le più grandi minacce di tutti i mari mentre sei al loro servizio. Sconfiggete le fortezze, le navi degli scheletri, i megalodonti e il kraken per migliorare il tuo rango di emissario. Ciascuna compagnia di commercio tiene traccia del lavoro dei suoi emissari in un libro mastro mensile, così da incentivare con ricompense i più produttivi a fine mese. Spero che questo video vi sia piaciuto e se vi è stato utile vi invito a lasciare un mi piace e a seguirci sui nostri canali. Spero di incontrarvi presto per i mari di Sea of Thieves.